Casa del Verde, eccoci qui. Oggi sono ritornato alla Varesina Orchidee, non per parlarvi di orchidee insieme a Gioele Porini, che ormai avete imparato a conoscere, ma per parlarvi di una pianta che mi ha detto essere veramente speciale, molto bella, e soprattutto si trovano poche notizie su questa pianta, una pianta boliviana che si chiama Semaña. State con me. Eccolo lì Gioele, sempre fra le piante. Ciao, come va? Ciao Alessandro, benissimo, io vado sempre bene. Ti vedo con questo, tutto questo ben di Dio intorno. Guardate cosa c'è qua, lui si sveglia la mattina, viene a bagnare le sue bambine, guardate che meraviglia. Orchidee, ovunque, ma come vedo ci sono anche piante carnivore, e adesso oggi ci parlerà di questa splendida pianta. Sembra quasi una fucsia vederla così, sì, dal portamento. Questa, no? Questa è veramente una novità, è una novità per me, ma credo che sia una novità anche per molti. Io quando l'ho vista la prima volta me ne sono praticamente innamorato, perché ho visto la quantità di fiori, il colore dei fiori la vigoria anche della pianta in generale, perché guarda, è veramente una pianta incredibile. Guarda, questi sono tutti nuovi storoni che poi, se la pianta fosse in natura, ovviamente andrebbero poi a colonizzare tutta la parte intorno e poi a creare ovviamente nuove praticamente vegetazioni. A queste campanule, sì, guarda che dentro hanno veramente un colore arancione puntinato, si riesce quasi poco a mettere a fuoco dal tanto che è forte questo, veramente questo rosso, dal giallo puntinato, sì. E veramente la caratteristica incredibile è il numero di boccioli che si notano al di là dei fiori aperti. Vedi, questo è un bocciolo che si dovrà aprire, vedi che è arancione, e poi vedi ci sono un'infinità di nuovi boccioli che si devono aprire, vedi qui, si nota anche qui, anche qui, anche qui, oltre a quelli che si... Perciò è una fioritura scalare, diciamo. È una fioritura scalare, adesso siamo alla fine di agosto, quest'anno sono leggermente anticipate perché sono state coltivate in serra calda quest'inverno, però di solito iniziano a fiorire in settembre. Cominciano a fiorire in settembre e fanno una fioritura che dura praticamente 2 mesi. Quindi per tutto settembre e per tutto ottobre abbiamo questa cascata di fiori. Dal mio punto di vista è una pianta molto interessante dal punto di vista orticolturale e florovivaistico, perché andrebbe a sostituire tutte quelle che sono le piante annuali che poi a un certo punto della stagione finiscono di fiorire, perché ormai verso settembre tutte le piante da balcone, diciamo. Sì, diciamo che può sostituire la classica surfigna, esatto, piuttosto, sì, che il geranio. Esatto, che verso fine stagione cominciano a diventare decisamente brutte. Questa è una pianta di origine boliviana, ma c'è anche in Argentina, ed è interessante la sua origine perché ci dice molto sulla sua resistenza, sulla sua rusticità, la sua resistenza alle temperature, alle basse temperature. Io ho provato a sperimentarla fino a 0 gradi, e non ha avuto nessun problema. Credo però che possa arrivare anche a temperature inferiori, ma è tutto da sperimentare, perché il mondo del vivaismo, sai, abbiamo imparato a capire che è tutta una sperimentazione dietro l'altra. Cosa succede però a fine stagione dopo la fioritura? Verso novembre-dicembre, con i primi freddi, la pianta muore completamente. Muore la parte aerea, scompare, e rimangono delle strutture rizomatose, diciamo sotterranee, che possono essere tolte dal terreno e lavate, messe diciamo da parte in cantina come si fa con le patate, oppure si può tenere la pianta tranquillamente nel vaso la primavera successiva si vedrà che la pianta un po' come le calle, esatto, la pianta nuovamente rispunterà. La accortezza è chiaramente di non tenere, nel caso in cui venga coltivata in vaso, di non tenerla proprio al gelo profondo, perché ovviamente poi, certo, congelando, cioè se si marcisce, congela tutto il pane di terra, poi alla fine la pianta marcisce. Ecco, credo proprio che sia veramente una novità. Sulla coltivazione qualcosa, l'esposizione, sì, ecco, le bagnature? Questo è importante. Allora, la bagnatura, beh, in questo vaso ovviamente in cui la pianta ha colonizzato tutto il contenitore, bisogna abbondare con le bagnature perché asciugano molto in fretta. È una pianta che non ama il sole diretto. Appartiene alla famiglia delle Gesneriace, che è una famiglia poco conosciuta, ma che ha al suo interno delle piante anche famose, come ad esempio le Gloxinie, che sono più conosciute a livello vivaistico, diciamo anche presso il grande pubblico. È una pianta che non ama l'esposizione al sole, però come vedete è una pianta che all'ombra viene benissimo. Ombra che poi è un'ombra per modo di dire, perché qui siamo in una serra che è ombreggiata
40-50%, quindi insomma non è neanche un'ombra profonda, ma anche all'ombra vengono benissimo. L'importante è non metterle in pieno sole. Non è che muoiano, si brucino in pieno sole, però diventano un po' brutte, quindi le foglie cominciano a macchiarsi. Quindi non, c'è solo di questo colore. Ma questa è una specie botanica, non è un ibrido, quindi si chiama Semania nematantoides. E come tutte le specie ha delle caratteristiche definite, codificate. Io praticamente la conosco solo di questo colore, però non ho idea se ne esistano delle altre. È veramente una pianta che quando è in piena fioritura, e soprattutto se ne hanno in quantità, è veramente sì, guardate che bello effetto che fa qui, potrebbe così rappresentare un balconcino, questo portamento che un po' a cascare sicuramente si presta. Bene, allora ringraziamo Gioele, che tra l'altro vi anticipo, noi siamo qui anche per delle registrazioni, troverete anche un video corso molto bello, tutto dedicato al mondo fantastico delle orchidee. Alessandro, Gioele e ripetiamo il nome? Semania nematantoides. Vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!